non è più logico adesso. Prego. Quindi che vuoi rispondere tu a nome del tavolo, perché anche Vincenzo aveva alzato la mano. Vincenzo Busso. No, 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 su questo tema volevi una cosa? No, Andrea, trovami in difesa di questa cosa che aveva detto Armando o un'altra cosa ancora su di me? Su questa cosa che ha detto Armando o un'altra cosa, mi c'è importante, non ti sia parlare. Noi abbiamo chiesto a Roberto Fico di avere un incontro con l'ambiente, come tavolo di studio, è vero? Incontro è stata la prima cosa. L'ambiente chi? Vabbè, come tavolo di studi, noi abbiamo chiesto. Allora parla, a nome del tavolo di studi Vincenzo Russo, dopo tu c'hai il tuo intervento personale. No, mi ricordi Matteo, Matteo? La prima richiesta che nacque dal tavolo rifiuti nelle prime due, tre volte che ci siamo riuniti è stata quella di avere, di chiedere l'incontro. Perché? Perché per fare, dicemmo, poi se qualcuno si è dimenticato, ma eravate tutti presenti a piazza via Rettifilo, praticamente, eravate tutti presenti. Noi chiedemmo a Roberto Fico di avere un incontro con il Ministero dell'Ambiente, perché dicemmo che per fare un ottimo programma per i piani di fiuti bisognava vedere gli errori del passato. Errore del passato che era quello della discarica di Pianura, non ripetere più gli errori del passato. Questo fatto, se è possibile, Francesca, scusami, questo fatto noi l'abbiamo chiesto personalmente a Roberto Fico, tutto il tavolo di giù. Questa era la prima cosa, poi dopo facevamo il programma. Però bisognava vedere prima di evitare gli errori del passato, appunto. Va bene, noi sul tavolo di giù siamo andati a parlare con Asia, abbiamo fatto questo passaggio. Abbiamo parlato, noi parliamo del Cuneo, abbiamo i programmi nazionali nel Pacifico, parlavo con il ministro dell'ambiente, ma guarda, è un tema più mociore da regione Campania che da comune, quello che stai ponendo tu, come tema. Comunque, no, Armando ha detto una cosa, dopo ci sta Matteo Brambilla che può ritornare sull'argomento quando ci sarà l'intervento. Quando c'è il descritto a parlare, quindi quando è. Chi? Luigi Grosso. Allora, buonasera, io volevo dire una cosa. In questa settimana ho letto da qualche parte che diciamo, è emesso che l'assenza del tavolo urbanistica. In realtà non è così, perché sono qui per illustrare un attimo questa condizione. In pratica oggi parlare di urbanistica è come ritornare indietro di 30 anni, per cui oggi dobbiamo parlare di gestione del territorio, perché le norme europee, le norme nazionali, le norme regionali che fra poco verranno legiferate, parleranno di gestione del territorio. Non è che non se ne è parlato, perché abbiamo cercato di raccogliere spunti dai lavori fatti negli ultimi anni dal Movimento 5 Stelle proprio sul territorio, e in pratica stiamo raccogliendo idee rispetto a quello che è stato il maggio dei tradimenti, rispetto a quello che è stato Napoli S, rispetto a quello che sono state una serie di iniziative, tra le quali anche Chiaroni, tra le quali anche Nenti, per Bagnoli, certamente, per racchiudere quali potrebbero essere le mie programmatiche per far partorire un programma per la gestione del territorio, che è un qualche cosa di mostruosamente complesso, dove esistono un'infinità di regole che purtroppo una parte di queste non possono essere sicuramente cambiate, perché non basterebbe una legislatura, ma ce ne vorrebbe almeno 3 o 4. Tenete conto che Bassolino, quando ha fatto il piano urbanistico del 2004, ha impiegato 2 anni impiegando 50-60 tecnici direttamente sul pezzo, per cui non è una cosa semplice. Per cui stiamo lavorando a questo. Lunedì Camillo ha praticamente organizzato una riunione, penso che mi auguro che possa venire in tanti. Sono state individuate, mi sono permesso di proporre delle linee programmatiche che volevo un attimo ricordare qua. I principi fondamentali del piano della gestione del territorio dovranno sicuramente far capo a questi percorsi fondamentali. Napoli, città senza barriere, cioè percorrenza per i disabili piena al 100%, Napoli senza confini, Napoli città vivibile, Napoli città sostenibile, Napoli città pulita, il tutto per avere una città di Napoli. Mi fermo qui, vi aspetto una di più contribuzione meglio. Su questi tavoli faccia il Vito Marino che insegna architettura all'università. Grazie a Carità, 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 grazie a
Allora, tutti, io sono venuto questa sera a parlare non a nome mio, ma a nome di un gruppo che si chiama Gruppo di Lavoro, costituito un po' da movimenti sparsi per l'Italia e per il mondo. Mi spiego di cosa si tratta, è un esperimento che vogliamo lanciare con il Meetup Napoli. Allora, nel mondo ci sono vari movimenti non politici che si occupano di ambiente, di un modello economico diverso dall'attuale, ed abbiamo lanciato un appello per dare un contributo al Meetup Napoli di progetti, idee, innovazioni tecnologiche che potrebbero essere utili nella gestione della città di Napoli. Come si articolerà questo esperimento? La prima cosa, si apriremo una discussione. Questa discussione verrà pubblicizzata non solo sul Meetup Napoli ovviamente, ma verrà pubblicizzata sui siti sparsi per il mondo del movimento Zeitgeist. Poi ci saranno delle riunioni, ovviamente queste riunioni saranno online, perché non è che possiamo incontrarci uno da Milano, da Londra, quello che sia. Le riunioni avranno un facilitatore, cioè una persona che parla bene l'inglese, ovviamente non tradurrà tutto perché è impossibile, però faciliterà la comunicazione fra le menti, fra le persone. Lo scopo qual è? È quello di fornire delle informazioni, dei progetti tecnologici in open source, cioè progetti che non prevedono il brevetto, e tutte quelle innovazioni tecnologiche che possono essere utili a un'amministrazione. Ovviamente questo è un esperimento che stiamo iniziando, che andrà avanti nei mesi a seguire. Quante più menti entreranno in gioco in questo esperimento, tanto più si riuscirà a ottenere dei risultati. Le persone che fanno parte del Meetup Napoli, io vi invito a partecipare a questo esperimento, se vorranno, e ovviamente si troveranno a interfacciarsi con persone da New York, persone da Londra, persone dalla Germania, dall'Italia stessa. Ad esempio, partire questo esperimento, io questa settimana ho fatto due riunioni online dove ci stava uno di Londra, uno di Milano, uno di Trieste e via di seguito. Quindi, chiudendo, lancio adesso l'esperimento, domani aprirò la discussione, faremo il primo incontro online spiegando quali sono le modalità. L'ultima cosa, è veramente chiudo, all'interno del tavolo si utilizzerà il metodo del consenso con un protocollo decisionale, per cui si utilizzerà un criterio scientifico per arrivare poi alla stesura di un documento che non sia semplicemente una votazione democratica. Grazie Marcus. Cibo, tu hai trovato che ti funziona, senza che ti alzi. Buonasera a tutti. Allora, volevo un attimo soffermarmi sulla questione del metodo, ma molto brevemente, perché secondo me la questione, noi abbiamo tentato di sperimentare in questi 3 mesi un modo per stare insieme, principalmente, cioè i tavoli dovevano servire per questo. Uno degli obiettivi era questo, chiaramente l'obiettivo primario è quello di formare un'idea, una visione della città. Però sostanzialmente, siccome siamo molto diversi, avevamo l'esigenza di conoscerci meglio per poter poi creare uno spirito che io mi permetto di dire perché provengo, diciamo, da un'esperienza elettorale fresca, durante la quale questo spirito non abbiamo potuto sperimentare purtroppo, e mentre invece per una realtà come Napoli secondo me deve essere la condizione principale, cioè quella di creare un forte spirito di gruppo, perché chiunque poi sarà, diciamo, il nostro candidato, il nostro eletto, avrà bisogno di non sentirsi assolutamente solo e quindi essere parte di un contesto che lavora in un'unica direzione. Quindi sulla scia di questo io propongo, la mia proposta è quella di qualsiasi diciamo metodo che venga fuori per la definizione dei candidati, che però non tenga in alcun conto la votazione online. In che senso?
Far riferimento alle votazioni online, purtroppo, come è accaduto in passato, può dare la possibilità di creare delle distorsioni, che purtroppo siamo una comunità non ancora matura da questo punto di vista, e queste distorsioni, questi pericoli sono all'ordine del giorno. Mentre invece guardarsi negli occhi, approfittare dello strumento assembleare per individuare anche, diciamo, delle figure che possono essere idonee per questo percorso, secondo me è la strada privilegiata. Poi si può discutere sui dettagli, però insomma io credo che sia questo il punto principale. Un'ultima cosa voglio dire per quanto riguarda invece il tavolo rifiuti di cui io faccio parte, e sono d'accordo sulla osservazione fatta dal Marco, perché noi non solo, diciamo, noi quelli che abbiamo realizzato il piano rifiuti per Napoli, ma tutta la storia del Meetup Napoli a partire dal 2007 ad oggi ha prodotto probabilmente anche, diciamo, una visione all'avanguardia rispetto alla gestione dei rifiuti, che però nel documento che è uscito su Wiki di tutta questa storia non si evince. Quindi secondo me andrebbe fatto un passaggio ulteriore chiamando un po' tutti quelli, anche i vecchi, anche Doriana, insomma Pino eccetera, a recuperare. Deve rimettersi. No, lui no, lui è l'unico che è meglio che non. Perché c'è necessità di recuperare questa storia e di aggiornarlo ovviamente ad una situazione che è ancora la nostra visione è ancora molto attuale ed è, scusami, è chiudo. E quindi secondo me veramente ha fatto uno sforzo per cercare di includere tutti quelli che possono dare veramente un contributo concreto per una città veramente migliore. Grazie. Grazie Ciro, voglio dire una cosa mentre si prepara. Luca chi? Capello sta arrivando. Il termine materia prima seconda per indicare i rifiuti, lo conoscete tutti? Sì. Bene, l'ha inventato quel signore là. E oggi sono... Ah, sta. Okay. Il signore là non si capisce chi è. Il nome è il cognome. Cristoforo. Detto il sommo. No, vabbè, penso che da qua pure è sufficiente. Insomma, se mi sentite. Intanto chiedo scusa per la voce, ma insomma qualche residuo di influenza. Allora, io invece volevo lanciare un tavolo o riprendere una parte del programma del 2011 che secondo me è molto importante e che per dimenticanza forse abbiamo tralasciato a questo giro, che è quello sulla democrazia e sulla partecipazione. Penso sia un tavolo molto importante e questo tavolo che poi dovrà, diciamo, confluire con una linea programmatica che presenteremo lì dove dovessimo presentare la lista ai nostri concittadini, riprenda quelle riflessioni fatte nel 2011 e si aggiornino quelle stesse riflessioni, perché poi la materia è andata sviluppandosi. Per cui per chiunque volesse partecipare, io ho ripreso materialmente sul Meetup una discussione aperta da Max Gambardella che riguarda le consulte, e penso che possa essere sviluppato anche un discorso di partecipazione continuativo anche oltre, diciamo, il momento elettorale, che possa evitare, diciamo, che ci sia uno iato, una distanza con i futuri forse portavoce. Per cui lancio questa proposta e ci diamo appuntamento sul Meetup. Si tratterà di sviluppare questo tema. Per quanto riguarda invece, vi rubo altri pochissimi secondi, e per quanto riguarda invece diverse, diciamo, perplessità che sono sorte in queste settimane, in questi mesi di lavoro, che riguardano la città metropolitana, il ruolo che dovremmo avere rispetto alla stessa, allora e alcune, diciamo, anche incongruenze forse legislative che è il caso di sottolineare, io lancio qui una proposta, il tavolo online già esiste, ci possiamo sempre anche su questo punto dare appuntamento online, però lancio una proposta, sarà secondo me indispensabile, ma ragioniamoci insieme, scrivere anche un mini programma prologo al programma comunale che riguardi anche questa nuova istituzione che è la città metropolitana. Su questo ci tengo particolarmente perché oltre, diciamo, a diciamo, non farci arrivare impreparati
a questo appuntamento, perché l'istituzione esiste, possa essere anche l'occasione giusta per cominciare una riflessione di respiro nazionale su come il Movimento 5 Stelle ha intenzione di modificare la seconda parte della Costituzione. Ho parlato informalmente con molti di voi e credo che l'argomento, diciamo, meriti attenzione, perché una forza che si propone giustamente di governare il paese non può non avere una sua visione costituzionale di riforma delle istituzioni, dell'assetto istituzionale. Chiudo con un'informazione di servizio. Stamattina abbiamo fatto un po' di volantinaggio alla sanità, è nato qualche mese fa un comitato per la difesa della salute pubblica, che ha coinvolto anche alcuni esponenti del nostro movimento a livello regionale, per la chiusura imminente di alcuni presidi ospedalieri cittadini. Ci siamo dati appuntamento al 21 dicembre prossimo, che è martedì alle 16. Un attimo, lo stavo per dire. Comunque il 22 dalle 16 alle 20, proprio un'informazione di servizio, scusami, Casa dei Vergini alla Sanità, ci sarà anche padre Alex Zanotelli, è un dibattito molto importante che coinvolge anche la cittadinanza, è un'assemblea di quartiere. Gli ultimi 15 secondi, lo giuro, se ci sarà tempo dopo di parlare del metodo per la formazione della lista, qualche umile idea proverò a enucleatla. Grazie. Scusa, volantini a firma di chi? Volantinaggio con volantini, con quale firma? No, non c'è, se questo è quello che ti interessa, il logo, non c'è il simbolo del movimento, è un comitato di cittadini spontanei composto per lo più da operatori sanitari, che ha coinvolto quindi delle professionalità precise, però ovviamente, dato che il presidio ospedaliero è rivolto ovviamente alla cittadinanza, abbiamo provato a sensibilizzare la stessa convocando un'assemblea di quartiere, quindi senza logo. Quindi il movimento è sempre assente da queste il 22 dalle 16 alle 20. Va bene, allora non giusto per rispondere sulla presenza del movimento meno sul tema della sanità, su questa, in quest'aula abbiamo affrontato questo problema che si sta affrontando, cioè la chiusura dei presidi ospedalieri, stanno togliendo degli ospedali al centro storico, per rientrare nelle tematiche della città. Sì, lo so, questo comitato ha invitato il Movimento 5 Stelle, ci sarà anche Valeria Ciarambino martedì, sono stato invitato pure io perché me ne sono occupato qui con Roberto, che sono qui qua. Ci siamo occupati, rispondere a lui. Sì, sto dicendo questo. Come no, eravamo in parete, eravamo in 100.000. Sto dicendo proprio questo, ce ne siamo occupati come Movimento 5 Stelle con tanto di Caputo. E siamo stati invitati dai comitati, non dalla politica, dai comitati, proprio perché sulla quinta municipalità ricadrebbe il carico di tutta l'utenza che si deve spostare qui da noi perché non avranno i presidi ospedali. Quindi c'è tutto un problema che ha creato Valdoro con la legge 47 e questo problema non è risolto da Veluca, è rimasta appeso, è rimasta appeso. Per piacere, vediamoli. Silenzio, Sica, parla Sica, 2 minuti e mezzo. Buonasera a tutti, innanzitutto voglio dire una cosa velocemente, per quanto riguarda il lavoro sui tavoli tematici, quello del centro storico siamo abbastanza avanti, tant'è vero che l'abbiamo messo su link, quindi è aperto solamente agli aggiornamenti e ai commenti. Per quanto riguarda poi i fondi pubblici, sono veloce, l'impostazione che ha detto Mariana a me mi sembra quella più corretta, quella di parlare con una riunione ad hoc per quanto riguarda tutti i fondi pubblici, quindi UNESCO, fondi europei, cose, e dico velocemente la via per quanto riguarda questa cosa, che sono assolutamente d'accordo a utilizzare i fondi pubblici. La differenza tra noi e gli altri
altre forze politiche, sta proprio questa di saperli utilizzare e saperli spendere a favore dei cittadini. Solo questa è la cosa importante. Terza cosa, sono veloce per quanto riguarda il metodo. Prima di parlare del metodo, noi tutti ci dobbiamo fare una forte richiamo, un esame di coscienza. Che cosa significa amministrare una città come Napoli? Napoli è una città difficilissima. Io penso che sia la città più difficile d'Italia, pure più difficile di Roma, anche se ha tutti i suoi problemi. Per cui dico, amministrare o non amministrare significa andare all'opposizione. Per quanto riguarda il comune di Napoli, essere consigliere, bisogna essere molto, molto, cioè, diciamo, capire bene tutta la situazione come viene. Poi, velocemente, dico, per quanto riguarda il metodo, massima rappresentatività, condivisibilità e attivismo. L'attivismo per me è molto importante, cioè fare proprio, capire chi è la persona adatta. Per quanto riguarda invece la competenza, per me non è molto importante, perché la cosa importante nel Movimento 5 Stelle non è la persona, è la squadra. Bisogna fare la squadra. La squadra è quella, la cosa più importante. Vincenzo, la squadra. La Verza. Allora, buonasera. In premessa, una cosa che avrei voluto dire all'inizio, ma sono arrivata 5 minuti di ritardo alla riunione più puntuale della nostra storia. Io so che Gennaro chiede sempre il permesso di riprendere. Io non ho problemi a essere ripresa, ma chiedo a tutti di non essere pubblicata su Facebook. Mi sono fatta una lunga chiacchierata in privato con Gennaro su questa cosa. E io trovo che Facebook sia un social tossico che ci sta molto diseducando in generale, e trovo abbastanza grave che noi, che siamo il popolo della rete, che vogliamo portare avanti una rivoluzione culturale, questo problema non ce lo siamo posto. C'è la vicenda del video del ragazzo che è stato pubblicato, quella per cui si è battuto Vittorio Emanuele Iervolino, è stata fatta una denuncia penale, non so se l'avete visto. Secondo me, da quando ci siamo trasferiti da Meetup a Facebook, abbiamo perso la capacità di ascolto, vomitiamo cose senza guardare la risposta. Allora, delle attività in generale, del meetup e del movimento, che è scaduta rispetto agli inizi, un po' lo dimostra. Poiché su questa cosa mi sono sentita molto spesso in minoranza, chiedo la cortesia io di non essere pubblicata e non di non essere taggata, perché alcune persone molto carinamente non mi taggano, ma non è un problema della mia bacheca, perché quella la posso gestire. È un mio rapporto col social che spero che, cominciando a diffondere, chiaramente possa sollevare anche un dibattito, una riflessione. Chiaramente non lo chiedo, so che forse legalmente non posso, non è una richiesta in punta di diritto, però io non mi sento di stare... No, perché diceva Gennaro, se tu ti fai riprendere poi non si può controllare questa cosa, cerca di non intervenire. Allora, io... Non intervengo. Io chiedo di non essere pubblicata, e lo chiedo, chiaramente non sento di stare in un tribunale, lo chiedo a una comunità che è unita da valori dell'ascolto, dell'accoglienza e anche della riflessione rispetto alle cose proposte. Velocemente a Giancarlo sulla storia della lettera, per l'ennesima volta, premesso che mi dispiace che si parli ancora di base dirigenti, perché se si ha questo sentire c'è molto da fare, secondo me. La lettera non ha stabilito niente di nuovo, ha ribadito un senso che c'era, e a riprova di questo, per chi lo posterò su Facebook l'avrei preso, ma non c'è connessione, a riprova di questo c'è uno sposto sul blog di Grillo del giugno 2012 o 2013, non ricordo, ma credo 2012, dove si ribadisce la stessa cosa sull'utilizzo del simbolo. La lettera l'ha solo spiegato meglio, perché appunto sul simbolo è la cosa da cui siamo partiti, cioè è sempre stato così, solo che c'era stato uno sbrago via via sempre più condiviso, c'è stato il bisogno di ribadirlo con forza. Poi il Wikisar di tavoli di lavoro, secondo me sta emergendo anche un po' il limite di quelle che sono state le sintesi. Nel senso, la sintesi che abbiamo fatto, sì, è stata intesa come il riassunto, per cui tempi contingentati, le persone relazionavano e molti magari giustamente durante ore si prendevano anche una pausa. Cioè ho visto un ascolto un po' distratto. La sintesi era la sintesi tra i tavoli, perché i tavoli hanno studiato, ma poi deve essere integrato da quello di tutti. Allora, quello che non abbiamo fatto
le sintesi, spero che si riesca a fare con lui. Ha detto una cosa molto importante, Nando: vanno individuate dei responsabili che, diciamo, colgano le criticità per proporre delle riunioni generali. Sono uscite già su tre argomenti stasera, cioè sui fondi europei, sul Napoli Est, sui rifiuti. Queste cose, dove c'è dove ci sono delle grandi controversie, devono essere oggetto di assemblee generali. E volevo dire qualcosa sul metodo, ma mi riprendo perché finito il tempo, giusto? Chiedo scusa, posso replicare un attimo, un minuto, no, per una questione proprio, cioè, tecnica, in merito, diciamo, al fatto, diciamo, delle riprese e della condivisione. Vuoi riprendere? No, cioè, volevo dire... Il fatto dell'autorizzazione è una cosa che riguarda, diciamo, la privacy di tutti. Quindi nel momento in cui diamo l'assenso per la registrazione, dopo, proprio a livello di normativa di legge, comunque non, cioè, possiamo dire quello che vogliamo noi, cioè la persona che poi riprende è esentata, cioè laddove che anche potesse succedere una qualsiasi diatriba. C'è la dichiarazione della persona che ti dice non voglio comparire il video, la devi cancellare. Ma dopo, anche dopo ricevuta la devi assenso. La devi ascoltare. A me ne hanno l'assenso. No, e poi dopo un'altra cosa, che il fatto delle condivisioni, diciamo, su Facebook. Nel momento, come anche ho sentito dire, diciamo, la settimana scorsa anche da Roberto, diceva così, possiamo mettere, diciamo, questi contenuti soltanto sul Meetup? Allora, a prescindere dal fatto che il Meetup non è un server, diciamo, come può essere YouTube, Vimeo, diciamo, che sono dei server specifici per caricare i video, cioè, quindi tutti i video che si vedranno nelle discussioni e nei corsi di Meetup sono dei collegamenti a video che stanno sui server, diciamo, di Google, di YouTube. Quindi il Meetup assolutamente, diciamo, non è una piattaforma che riceve i video in prima battuta. Altra cosa, nel momento in cui le foto sì, ma io però qui sto parlando dei contenuti video. Nel momento in cui un video va su YouTube, cioè è proprio YouTube che in automatico ha questa condivisione, cioè con tutti i principali network. Quindi il fatto di dire puoi evitare di caricare direttamente sul server di YouTube, diciamo, di Facebook, ha poco senso, perché praticamente sono gli altri utenti che comunque, dico, anche lo stesso YouTube che ti mette questa condivisione, diciamo, da YouTube su Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Plus, cioè c'è questa condivisione in automatico. Cioè, quindi era soltanto, cioè, per precisare all'assemblea, cioè, che non è un problema, diciamo, se mettere o non mettere. Poi Scusate, che succede? Salutiamo tutti e il panico. Grazie. Non salutate, non sì, volevo soltanto aggiungere, per dire anche il fatto, cioè, in merito a tutti i nostri contenuti, o che siano assembleari o di eventi, riunioni, gazebo, quello che sono, cioè, magari le persone anche giustamente non lo sanno, però mi viene comunque chiesto, cioè, questi contributi comunque di condividerli, nel senso, cioè, non è un fattore esclusivamente di visibilità di Tizio, Caio e Sembrone, cioè alle persone, ai cittadini interessano i contenuti e delle nostre attività, diciamo, in questo caso del Meetup Napoli. Vincenzo, grazie. Ma quando, diciamo, sarà anche del Movimento 5 Stelle Napoli e Campania, cioè volevo comunque precisare questa cosa. Non è che interessa Tizio, vai a Sembrone che vada in visibilità. No, poi voglio dire, nulla, non c'è a finitura di una riunione, laddove che qualche persona
non desidera che il suo contenuto a me non mi costa niente di tagliare, però sarebbe preferibile nel momento in cui si chiede l'assenso, poi le persone che non vogliono o si mettono diciamo alle spalle della camera, altrimenti poi magari non avrebbe neanche senso, giustamente. Vi ringrazio, era solo per delle precisazioni tecniche, nulla contro nessuno, per la cortesia. Assolutamente, si possono secondo me tranquillamente mettere su YouTube come canale, quello che forse ho capito bene di dicevi, diceva Laura, di non postarli su Facebook. Quindi se tu metti il link, sì, se no. Perché lui dice che con le non sono io, sono le persone che mettono. Ho capito, ma se ne sono Angeli. Leon Angeli. No, ma su Meetup non ha un... Tutti nominati. Silenzio. Grazie. Grazie. Cartellino Davide. Per controllare. Ah, ok. Ma io non sono rimasto giorno. Salvatore Revaggio. Mi sei pregato di accomodarti. Grazie. Allora, io, Maria, stiamo in silenzio.